Io sono molto felice oggi di esserci e di poter parlare del meraviglioso film, documentario, più che film, è vero, come dicevamo prima, di Costanza. E anche di poterne parlare di fronte a tutti voi. A nome della giuria, che come sapete era composta da, oltre da me, e poi da Giuseppe De Rita, Gianni Locatelli, Claudio Scimone e Federico Pontigia. Leggerò, perché questa volta voglio proprio assumere le sue parole, un testo proprio di De Rita, che mi pare riassuma e spieghi molto bene le ragioni della nostra scelta. Ci sono momenti apparentemente marginali che, visti in controluce, assumono il rilievo di un inizio. È il caso di questo nostro evento, che segna l'inizio di un cammino di interazione fra tre grandi spazi di sviluppo della società attuale: la longevità attiva, la coesione sociale e la comunicazione. Oggi non siamo più così rassegnati a una vecchiaia inerte e triste. Ci sono milioni di anziani che si costituiscono, si costruiscono, potremmo anche dire, un ulteriore percorso di vita personale, di sviluppo personale, potremmo anche dire, e di comunicazione, di partecipazione comunitaria. Ed in più, anche quegli anziani che non sono autosufficienti, in questi ultimi anni ha sempre più trovato stimoli e luoghi per una buona qualità della vita. Oggi la longevità attiva è una componente sempre più importante ed essenziale della nostra società e lo diventerà sempre di più. Non sfugge a nessuno come questa nuova energia che circola nelle fasce, una volta dismesse, potremmo dire, quasi dimenticate della società come opera giorno dopo giorno, è un'energia profonda, pervasiva, enorme, che concorre alla coesione sociale del paese, in un modo che non compare, non affiora come una schiuma sui titoli dei giornali, ma che agisce nel profondo. Siamo un sistema sociale oggi percorso, pervaso da tensioni e paure. In chi è disoccupato, in chi è precario, nelle periferie urbane. Eppure sappiamo che in tutte queste situazioni c'è un enorme elemento riequilibrante, costante, è la presenza degli anziani che svolgono ruoli di ammortizzatori per le difficoltà economiche, ma anche proprio di tempo, gli usi del tempo delle famiglie, di aiutanti quotidiani per la loro organizzazione interna. Detto da De Rita con tono un po' aulico, questo cosa vuol dire? Pensiamo all'enorme sviluppo che negli ultimi anni ha assunto il lavoro dei nonni. Nonni e nonne a tempo pieno sono dappertutto, lavorano moltissimo e permettono ai loro figli e alle loro figlie di continuare a lavorare spesso, di rilassarsi un poco, di sopravvivere. Se la famiglia resta un fattore decisivo della coesione sociale, essa vive anche della longevità attiva dei suoi anziani. Tutto ciò, tuttavia, è adeguatamente conosciuto. O resta nelle pieghe delle famiglie e delle persone singole, ogni tanto i giornali pubblicano ampi servizi, amici miei, sull'invecchiamento della popolazione, mettono a un ampio apparato di tabelle, proiezioni, e sapete che quando c'è una tabella la gente tende a credere molto di più, no? Se c'è uno scritto teorico, due frasi non contano, c'è poi una tabella,
subito pensi che sia vera. Ma si resta di solito in una, su una comunicazione fredda e troppo ripetitiva. Difatti poi alla seconda tabella il lettore si distrae, alla terza pensa di aver capito e finito l'articolo. Non c'è più necessità di andare oltre. Occorre creare una nuova comunicazione per un fenomeno, quello dell'intreccio fra longevità attiva e coesione sociale, che merita di essere valorizzato per il suo significato di inizio di una crescente preparazione alla qualità della vita personale e alla qualità anche della vita collettiva. Della vita personale perché? Perché solo la speranza e la determinazione di costruirsi, di prepararsi una vecchiaia piena di relazioni vere, umane, possono dare un sostegno ad esistenze che diventano sempre così, sempre meno solitarie, sempre meno inerti. Quasi una contrapposizione all'isolamento, alla solitudine, come spesso vediamo nelle grandi città, una costruzione di, usiamo tutti la parola net, no? Per dire, di una rete, di una rete collettiva di relazioni che permette a ciascuno di non sentirsi né isolato e di non sentirsi più solo. Ma anche della vita pubblica, qualità della vita pubblica, perché per vivere insieme occorre essere tutti insieme, non escludendo alcun cittadino, amico, parente, anche quando si tratta di anziani non autosufficienti, perché per tanti motivi diventano o tornano bambini, non possono muoversi, hanno tutte le patologie che vediamo intorno a noi, ma che non devono impedirci di continuare a volerli bene. Vivere bene insieme è la base di una civiltà. E il film, il Terramatta, è una testimonianza della semplice verità che la storia è patrimonio della storia di tutti gli uomini. La storia del contadino, più che contadino, dell'analfabeta siciliano, che orgoglioso anche di esserlo, comincia a scrivere e ci lascia questa testimonianza incredibile, che io pensavo fin da subito, quando lessi una parte del suo libro, che aveva la sua ideale destinazione in immagini, in un film. E ritengo che il modo scelto da Costanza sia proprio l'ideale realizzazione di questa storia, quella che lui avrebbe sognato di vedere, il soggetto e l'oggetto, la persona che scrive e tutto ciò che gli sta intorno, lo svolgersi della vita. Il nostro amico De Rita conclude con buona visione a tutti, naturalmente mi associo a questo. Ma voglio prima ricordare, poi sentiamo anche Costanza, è vero, però di lei, che è una regista che ha una bellissima filmografia dietro di sé. Non vi elenco i film, potete trovarli su internet perché io non voglio mai annoiarvi, ma la regia di Terramatta, che è stato un evento speciale ai Venice Days della Mostra di Venezia e in cui si è aggiudicato il premio Civitas Vitae, è stato poi designato film della critica 2012 dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, ha vinto l'Efebo d'Argento e il premio per il miglior film documentario al Festival del Cinema Italiano di Madrid. Dunque la scelta di premiarla è stata la prima, io spero, di una lunga serie di successi che continueranno. Lei è siciliana di Palermo, ma vive a Roma, e ripeto, ha una bella serie di successi già dietro di sé e non possiamo che augurarle che da questa tappa padovana le venga così il desiderio, la voglia, l'aspirazione, la gioia di continuare a fare dei film così belli. Grazie.
Buonasera a tutti, sono state dette tante parole importanti e siccome credo molto nel valore della parola, in questa fase voglio dirne meno possibile. Grazie, è la unica parola che, diciamo, per me racchiude tante cose in questo momento. Grazie sul serio, grazie a Federico Pontigia, grazie a Civitas Vitae, grazie a questa ospitalità che non è un'ospitalità, è qualcosa di più, ha a che vedere con un'apertura che ritengo importantissima e quindi mi piace questo auspicio e sono abbastanza convinta che questa tappa padovana mi lascerà qualcosa, ecco, diciamo che io sicuramente porterò qualcosa che poi chissà che cosa. Intanto sono molto contenta che voi vediate questo film è il racconto della storia del Novecento attraverso un punto di vista inedito perché lo diceva lei, è la storia di questa, è raccontata la storia del Novecento dal punto di vista di un analfabeta che la storia l'ha fatta a forza di sangue, sudore e fatica. Quindi ci sono i grandi eventi della storia, quella che noi, a cui noi apparteniamo, ma che non hanno mai avuto accesso ai libri di storia in questi termini. Per cui non dico altro adesso, dopo parleremo insieme e sarò ancora molto felice. Grazie.